Grazie. Onorevoli colleghi, pochi giorni fa Venezia è stata colpita da un'eccezionale acqua alta che ha provocato ingenti danni e lasciato noi veneziani, l'Italia e il mondo intero in forte trepidazione per la sua sorte. Una città incantevole, ricca di secoli di storia e di inestimabili valori, ma anche tanto delicata che un evento del genere può rovinare per sempre, come i mosaici della Basilica di San Marco o gli antichi libri finiti sott'acqua. La marea ha allagato chiese, ristoranti, botteghe artigiane, case, negozi, scuole e musei. Non ha risparmiato niente nessuno. Ha ricoperto Murano e le sue vetrerie, Burano, tutte le isole ed il litorale veneto. Non si sono salvate neppure Chioggia e Pelestrina, dove ha provocato anche vittime. Mi sentivo impotente di fronte alle notizie che arrivavano alla mia città invasa dall'acqua e ai miei amici e conoscenti che inutilmente avevano posizionato le paratie sulle porte delle case e dei negozi. Il nostro sindaco in lacrime. Ne vedere la città ridotta così è sicuramente una delle immagini che meglio rappresenta lo stato d'animo di tutti i veneziani. Il nostro amato presidente Luca Zaia, addolorato come quando si vede una persona di famiglia che sta male, è sempre stato in prima linea per coordinare la macchina della protezione civile assieme all'assessore Votacini e a tutti gli altri assessori e consiglieri regionali. Con riferimento al MOSE e a quei 5 miliardi di ferro che sono rimasti fermi sott'acqua, giustamente il presidente Zaia ha detto che le cose non si lasciano mai a metà e che deve essere ultimato in fretta per evitare il ripetersi di altri disastri. Il nostro segretario Salvini e i rappresentanti del governo hanno fatto visita alla nostra città ed hanno toccato con mano lo scempio che Venezia ha subito. Alcuni vaporetti, mollati gli ormeggi, sono stati scaraventati sulle fondamenta da un vento di bora e scirocco che ha raggiunto i 100 km orari e sembravano surreali installazioni della Biennale, come alcune barche finite nelle calli. I veneziani però non si sono pianti addosso, si sono rimboccati subito le maniche e hanno iniziato a pulire, a spazzare ed asciugare. Sono state smaltiti centinaia di sacchi delle spazzature, elettrodomestici, arredi di negozi, di case ed alberghi. Le case, le calli, si sono riempiti di mobili, tavoli e sedie, con tanta gente impegnata a recuperare il possibile. E nel dolore non è mancata tanta solidarietà e calore umano. Un brulichio di persone al lavoro, chi puliva, chi asciugava e spazzava. I ragazzi a casa da scuola, la protezione civile, i vigili del fuoco e tutte le forze dell'ordine hanno aiutato e lavorato sodo. A tutti loro vanno i nostri più sinceri ringraziamenti. Venezia è una città meravigliosa, patrimonio dell'umanità e orgoglio italiano e di noi veneziani per i secoli di storia della nostra Repubblica Serenissima. Noi tutti siamo fieri del nostro leone alato, impresso su vecchie fortificazioni ed edifici, sia in patria che all'estero, sull'altra riva dell'Adriatico e fino a Creta. Sono trascorsi 53 anni dal 4 novembre del 1966, quando l'acqua Granda aveva raggiunto 194 centimetri sul medio mare. Una decina di giorni fa è arrivata a 187 centimetri ed è stato un altro disastro. Ingentissimi danni della marea salata che potranno essere quantificati solo col tempo. In questi 53 anni si è studiato, progettato
e realizzato solo parzialmente una soluzione, il MOSE, senza terminarla. La nostra estrema indecisione nell'affrontare i problemi e risolverli fino in fondo ha causato il disastro di oggi. Non ci possiamo più permettere di chiederci se è oppure no la soluzione migliore. È di fondamentale importanza ultimare l'opera, collaudarla quanto prima e poterla utilizzare per salvare la nostra città, unica al mondo e che merita di essere tutelata e salvaguardata quale patrimonio non solo veneto, dell'Italia, ma del mondo intero. Vediamo che altre nazioni sono molto più veloci nel costruire le grandi opere, mentre in Italia vi è una lentezza esasperante, i lavori collassano sotto un'ingessatura di regole e burocrazia. Tutti ci ricordiamo della corruzione cresciuta attorno a quest'opera, ma se non impariamo ad agire velocemente e a colpire il malaffare con pene certe e severe, saremo sempre in ritardo ed arriveremo tardi, come in questo caso. Gli italiani hanno bisogno di governanti che risolvano nel breve periodo i problemi ed è auspicabile dimostrare loro che si è in grado di farlo in modo onesto e con la massima trasparenza. Per fare ciò devono essere subito finanziate le opere e i lavori necessari al completamento e messa in funzione del MOSE, in modo che i cittadini possano apprezzare cosa si è realizzato con le somme a disposizione. Il MOSE da solo non basta, perché servono la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli scavi dei canali, utili a rendere più operativo anche il porto, consolidare le fondamenta, salvaguardare i centri abitati e investire nella residenza, risollevare le insule e, non ultimo, occorre bonificare Porto Marghera e l'immensa area industriale. Il Governo ha già convocato il Comitato per la salvaguardia di Venezia per il 26 novembre e dovrà provvedere non solo a rifinanziare, ma anche ad aggiornare la legge speciale. Spero, anche a nome di tutto il gruppo Lega Salvini Premier, che il disastro appena accaduto spinga tutti i soggetti interessati a trovare soluzioni rapide, risorse certe, e sono sicura che l'attenzione di questo consesso vada nella direzione giusta per la tutela della mia amata città e di approvare le mozioni oggi all'ordine del giorno. Grazie.